Mesdames et Messieurs. Sehr geehrte Damen und Herren. Señoras y señores. Signore e signori, sta per iniziare Va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live di lunedì sera qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in provvisoriamente, i due compari, più uno, più M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Due, sì, perché per l'appunto è giunta alla sua seconda edizione, la seconda stagione, il secondo anno che va in onda in diretta qui su Saius Web Network il lunedì sera. E appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt Roma, CET, Set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23:30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.saiuswebnetwork.it, pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@saius.com, gianluca@saius.com e luca@saius.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Saius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo, in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte, via! Bene, carissimi amici di Saius Web Network in www.saiuswebnetwork.it, un ben ritrovati, buonasera, ciao 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 a tutti! Carissimi amici, siamo anche in diretta web TV, quindi chiunque fosse collegato in questo momento alle 22 e 4 minuti primi, qui con la nostra consueta trasmissione di lunedì sera dalle ore 22 in diretta su Saius Web Network, può andare anche nel nostro sito, sempre in www.saiuswebnetwork.it, cliccando nel appunto la TV, web TV,
TV di SideSwap Network e ci può vedere. E se qualcuno di voi è già collegato e ci sta guardando, qui con noi abbiamo, potete vedere appunto l'ospite che vi preannuncio, vi prepresento, ma poi le passeremo la parola. Naturalmente chi ci ascolta in web radio lo sentirà tra poco, e grande ospite poi anche più avanti arriverà, diciamo pure chi. Allora intanto qui con noi abbiamo Pierpaolo. Buonasera a tutti. Ciao Pierpaolo. Pierpaolo Menegazzo, in arte Woman Pier. Woman Pier. E poi ci spiegherà tutto. Intanto certo. Pier, ti lasciamo tranquillo a riposo, come facciamo spesso. Hai un cuscino, da poi andare di là in cucina a fare un po' di cose. Ti ascolto volentieri. Grazie. Oppure come diciamo sempre ai nostri ospiti, puoi andare anche nel cantuccio, sai, nell'angolo dei reclusi. Esatto. No, preferisco stare qui, dai. Intanto grazie a tutti per avermi invitato questa sera. Sono molto contento di essere qua con voi. Grazie a te Pier per ringraziarci, che ci fa veramente molto piacere e apprezziamo molto. E dicevo appunto, oltre a Pier, che poi vi spiegheremo anche perché, questa intrusione questa sera, certo. Chiediamo scusa agli ospiti che dovevano esserci, sì. Ma urgentemente ho voluto chiamare e piazzare Pier perché in questi giorni, appunto per questa settimana, ci sarà una mostra a Cittadella in provincia di Padova. Vi abbiamo anticipato anche troppo, ma ci vediamo dopo e sentiamo dopo appunto con Pier. E soprattutto Pier, lo vogliamo dire, il grande ospite. Lo diciamo? Sì, lo dobbiamo dire, dai. Lo diciamo. Abbiamo un grandissimo ospite questa sera. Lo diciamo adesso. No. Ma sì, dai, diciamolo adesso. Il grande Pizza, esatto. Direttamente da Radio 105. Dal Tutto Esaurito con Marco Galli, naturalmente. Certo. Abbiamo la fortuna e il piacere di avere Pizza questa sera con noi e vi consigliamo di ascoltare appunto anche la loro trasmissione ogni mattina. Dalle 7 alle 10 di mattina, su Radio appunto 105. Ma non hanno bisogno di pubblicità, loro sono già famosi. Non credo. La prima trasmissione noi avremo bisogno di... Ma non facciamo concorrenza, no, ci mancherebbe. No. Vogliamo una leale amicizia con grande Pizza, che è stato un piacere incontrarlo sabato. Persona veramente stupenda. Squisita, veramente, eccezionale, umile, tranquilla, poi avremo modo, lo sentirete la sua viva voce, certo. È uno spasso, infatti. Lo capiranno tutti da soli, credo. Al volo, ok. Bene, allora, dopo i suggerimenti appunto dalla regia di Size che sentiamo, caro Pier, perdonami questo termine, ti parcheggio un attimo. Perfetto, come un autoscontro abusivo. Esatto. Levo il gettone. No, okay. No, ti scherzo. Perdonaci un attimo se prego. Ti lasciamo in un cantuccio per poi ritornare. Intanto ti ho voluto. Vado a farvi un caffè. Sì, grazie. Il bagno è in fondo di là. Ho udito il telo dove preferisci. Ma perché il nostro ritorno, e subito passo la parola anche a Luca e a Saiz per non dilungarmi troppo anch'io come al mio solito. Il nostro ritorno dopo il lunedì precedente di pausa. Perché noi di Science Web Network siamo stati al MEI di Faenza, in provincia di Ravenna, questo importantissimo evento che si svolge ogni anno ormai da diversi anni, dove noi di Science Web Network siamo stati presenti anche quest'anno, ma ancora di più importante perché eravamo con uno stand tutto nostro, con tanto e cotanto di telo che vedete qua dietro, realizzato appunto dai nostri amici. A proposito di stand abusivi, modello, e qui c'è Luca. Ciao Luca, ecco che sei intervenuto. Ciao. Perché devo fare un po' così, metto il piede in mezzo alla porta, sennò sì. No, ragazzi, tu vai fino a sera, fino a tarda sera. Quindi sì, buonasera Gian, buonasera il grande grosso Saiuz, buonasera ai nostri ascoltatori, ma soprattutto, come giusto fare, un buonasera all'ospite di questa sera, l'ospite ufficiale, One Man Pier. Ciao Luca. Che questa sera ci accompagnerai, tuo malgrado, a fianco di Gianluca, per tutta la serata. Nella per fortuna presenza. A un certo punto spegnerà la webcam, quindi poi dopo mi avete costretto, io non dovevo. No, scherzo. E anche Pizza, che lo salutiamo, no, se ci sta ascoltando. Ci stava arrivando, ovviamente Pizza gli daremo il benvenuto, no, appena lo introdurremo all'interno della trasmissione questa sera, anzi poi tra pochi minuti. Volevo solo dare qualche piccola nota di servizio, Gian, visto che hai già detto tutto tu. One Man Pier è presente per la 30ª puntata, quindi anche cifra tonda, dall'inizio dell'anno. No. Ho vinto qualcosa, quindi c'è un premio. Quindi hai vinto la compagnia di Gianluca anche dopo la diretta, guarda che fortuna. Che ingrassato in questa nuova veste di grande mole, faccio concorrenza al grande grosso Saiuz, a cui tra poco passeremo ovviamente, la parola. Ovviamente, ci mancherebbe altro. Luca! Quindi no, sicuramente questa sera... Un'ora e mezza già sarà pochissima perché abbiamo One Man Pier, abbiamo Pizza, ci sarà pizza da parlare del MEI e di quello che abbiamo fatto al MEI, di cosa non abbiamo fatto al MEI, e quindi veramente ci sarà, dovremo correre un bel po'. Comunque ti ripasso la parola così puoi finalmente introdurre.
grande se noi avevamo toc, chiuso toc. La porta per non farlo entrare, lui toc, toc. La porta. Mi scusi, signor Luca, qui è ad Algisa che viene. Buonasera. Buonasera, volevo chiedere una cosa perché il mio padrone non può essere presente, perché se no non riesce a stare dietro la regia, quindi non interrogatelo, per piacere. Vada, signor Gianluca, vada. Ce lo saluti tantissimo il suo padrone. Io voglio licenziarmi dopo questo. Esatto. Ma senta, Dalgisa, ha cambiato il pannolone a Saiuz, soprattutto le medicine, se le ricordate, da non mischiare col whisky e il sigaro, mi raccomando, eh. Ma guardi, no, lui fuma e poi fa tutto addosso, fa tutto addosso. Okay. Ecco, cari amici, alle ore 22:11 le 22:11 e 10, fa tutto addosso, è veramente proprio una chicca questa, una chicca, che solo lui poteva fare. È solo lui, e non solo, chiediamo scusa a Pizza, che tra poco spero che non ci ascolti, sennò non si connetterà con noi. Ma siamo in fascia protetta. Siamo in fascia sprotetta. Sprotetta. E quindi, cari amici, avete ascoltato pubblicità a regresso da Saiuz, vivamente dalla sua postazione. Caro Saiuz, buonasera, ciao e benvenuto, il grande, il grosso, l'inesorabile, l'inimitabile, l'incorreggibile, l'incommensurabile Saiuz! Ciao Saiuzzolo, come stai? Buonasera Gian, non c'è bisogno che ti inalberi così tanto. Non sei su un barcone di... per Saiuz, inalberare. Ogni tanto... sapete. Ogni tanto sapete che anch'io leggo il vocabolario, quindi non ci sono problemi. La mia lettura... Leggo il vocabolario. No, non lo sfoglio, io lo leggo completamente. Cioè, è un po' come la Bibbia, no? Una volta... Sì, è la mia Bibbia. Lo devi leggere, giustamente. È la mia Bibbia. Natolia, allora, per piacere... Natolia, stai lì. Natolia, non interrompere. Sì. Mi scusi, signor Gianluca, mi dichi lei. Parli o taccia per sempre. Dice non interrompere e poi non dice nulla. Pareva che dove... No, volevo salutare tutti gli amici, gli ospiti questa sera, se mi fate, se mi date la parola. Se mi date la parola, interrompere io. Sì, vai Pier. Vai tu. Pier, ciao, un abbraccio fortissimo. Sì, okay. Dicevamo che, ecco, è bello sempre avere questa rispondenza immediata tra di voi, non ho mai capito perché. Dicevo appunto ai cari amici web radio ascoltatori che si sono collegati da poco, che sono al nostro ascolto, ripeto, 22:12, è già passato troppo tempo, che siamo anche sulla web TV, o meno, o perlomeno io, Gianluca e il grande Pier, che è qui con noi, ci certo, potete vedere, certo, oltre che ascoltare sulla Saiuz Web Radio, anche sulla Saiuz Web TV in www.saiuzwebnetwork. Esatto, saiuzwebnetwork.it, dove avrete anche la chat che potrete utilizzare per fare delle domande a Pier. Io adesso direi, caro Luca, non abbiamo parlato di nulla, siamo mancati lunedì scorso, come dicevamo, perché siamo stati al MEI di Faenza, però alla fine il concerto di Gianni Morano questa sera sull'altra rete e non abbiamo detto nulla del MEI. Non ci sarà tempo, anche perché dai, sono già le 10 quasi un quarto, tra poco io direi di chiamare Graziano, cioè In Arte Pizza, e iniziare con Pierpaolo questa conversazione. Certo. Allora Pierpaolo, dimmi tutto. Eccoci qua. Perché abbiamo l'occasione di averti qui e ti abbiamo appunto inserito, diciamo così, forzatamente in questo periodo? No, perché no. Era, diciamo così, va da sé che in questi giorni avete questa mostra. Sì, allora proprio da sabato, che tra l'altro sul canale YouTube di Saiuz trovate appunto la presentazione che ci ha fatto Gianluca direttamente all'interno dello spazio espositivo di Cittadella, come dicevano loro, che è in provincia di Padova, per chi non lo sapesse, dove... Chiaro. Perché ci ascoltano tutto il mondo e ci vedono anche. Chiaramente. Pensa a te che sfortuna. Sono in diretta mondiale. Con qualche migliaio di ascoltatori, è vero Luca? Anche ad Algisa non ha qualcosa che per me... Ad Algisa non chiamarlo in causa perché aiuto. No, comunque abbiamo questa mostra, io e Pizza, una mostra di quadri, in quanto sia io che lui abbiamo la passione della pittura. Ho avuto la grande fortuna di riuscire a contattarlo e riuscire a condividere con lui questa bella esperienza. Sabato l'inaugurazione è andata molto bene, domenica è andata molto bene, e tra l'altro anche ieri sera abbiamo festeggiato l'inizio di questo evento a Ricky's Pub di Villa del Conte, sempre in provincia di Padova, nel contesto di una serie di domeniche che appunto è partita domenica, una volta al mese.
si farà un'esposizione di un giorno chiamata Led Derby Art, in cui ci saranno artisti principalmente veneti, però anche da tutta Italia. E abbiamo presentato la nostra mostra lì ed è stata una bella esperienza, perché si tenta di combinare appunto l'arte con la musica, e ad ogni artista viene affiancato un DJ set che o viene scelto direttamente dall'artista o viene scelto dall'organizzazione a seconda dei lavori, chiaramente dello stampo pittorico o illustrativo che hanno i lavori, chiaramente si abbinano anche alla musica, perché musica e immagini convivono da sempre, e quindi si cerca di creare un tutt'uno. Comunque, tornando alla mostra, è aperta fino a Cittadella, appunto allo spazio Ribalta, che è proprio nel centro storico. Sì. Piazza Scalco, ricordiamo. Piazza Scalco. Perché io dico sempre, quando mi invitano, vieni a vedermi in una località qualsiasi, magari dammi anche l'indirizzo. Che esatto. Navigatore Piazza Scalco 13. 13, esatto, sì. A Cittadella. Fra l'altro, in provincia di Padova, sì. E la mostra resta aperta fino al 13 di ottobre, quindi domenica prossima, tutti i pomeriggi dalle 3 e mezza alle 7 e mezza, e il giovedì e il venerdì sera anche dalle 9 alle 11, il sabato e la domenica anche al mattino, per cui insomma tempo per venire a visitarla ce n'è, spero di vedervi in tanti. E allora dicevi, mi fa piacere che sabato e domenica è andata bene, c'è stata una buona affluenza. Sì, molto. Molto bene. Addirittura ieri, grazie chiaramente a Pizza, non è tutto merito mio, chiaramente Pizza, essendo un personaggio pubblico molto noto e conosciuto in Italia, essendo appunto presentatore di Tutto Esaurito, che è una delle trasmissioni più seguite nelle radio FM italiane, sì. E è arrivata gente da Firenze, è arrivata gente da Bologna, da Venezia, e adesso ricordarli tutti è difficile, però se qualcuno di loro ci sta ascoltando, visto che comunque l'evento di questa sera l'ho pubblicato anche nella mia pagina Facebook, grazie. Per cui qualcuno magari spero si stia ascoltando, li ringrazio veramente tutti, ringrazio chi mi ha dato una mano per realizzare questo, ringrazio Pizza in primis per la disponibilità, e ringrazio le ragazze del Ricky's per averci dato appunto la possibilità di fare festa tutta assieme ieri sera. I Ricky's, che ricordiamo, veramente un gran bel pub dove fanno bella, certo, musica live, bella musica. No, non ha bisogno di pubblicità neanche questo, no, perché diciamo, delle zone della zona nostre, sì, lo conosciamo bene. Esatto, diciamo le stesse cose, perché anch'io ogni tanto ci vado, non sono un frequentatore assiduo, noi ci bazzico. Gian, sì, già che siamo in tema di ringraziamenti subito, volevo, sì, cosa che non abbiamo fatto, ricordiamo che questa, chiamiamola collaborazione, questo scambio che è nato e stiamo mandando avanti con OneNPR, con Pizza, eccetera, eccetera, è nato, per quello che riguarda Sai Web, sì, Network, da Roberto, Andrea Roberto, che ci ha messo in contatto. Esatto. E io volevo già nominarlo fin dall'inizio, ma tra le varie cose che avevo in mente mi è sfuggito. Un ringraziamento di cuore, come sempre faccio da ormai un anno e mezzo, da quando è iniziata questa collaborazione, a Roberto Andriollo di, certo, Indie Arts, ricordiamo appunto www.indiearts.it, che è stato uno dei primi collaboratori, un po' troppo, diciamo partnership, una delle prime partnership con Science Network, e ancora continua con qualche scambio. Ecco che appunto Pierpaolo Menegazzo proviene dalle conoscenze da quello che Roberto ci aveva ancora consegnalato mesi fa per questa cosa. Infatti lo ringrazio anch'io, perché infatti, oltre a questa esperienza che stiamo vivendo proprio in questi giorni, in questi minuti adesso assieme, comunque Roberto, oltre ad avermi inserito nel suo Indie Arts, comunque è sempre disponibile a darti qualche dritta, sì, a consigliarti, a farti, infatti, conoscere luoghi e persone che comunque vale la pena di contattare, di condividere e di vedere di proseguire con queste collaborazioni. Quindi grande Roberto, certamente, che risale anche lui tramite i miei origini contatti, venete, sì, e tramite i miei contatti corriva l'anno, ho avuto, problema, il suo nominativo con un gruppo con cui suonavo da, infatti, ricordiamo che Castelfranco è la città di Giorgione, ma anche di Roberto Andriollo, non solo anche la mia anche la mia, ma da Giorgione a Roberto a Gianluca, diciamo. È la triade perfetta, la triade di Castelfranco. Esatto, la piramide. Brutti elementi che ci sono in, esatto, quella località. Infatti, allora, infatti, quindi un saluto a Roby, se ci sta, grande, ascoltando. Roby. Se ci sta ascoltando magari ci dia un segno, non lo so. O comunque lo salutiamo comunque, come spesso facciamo, ringraziandolo quando capitano appunto queste collaborazioni e passaggi. Che va da sé che, come diciamo sempre, noi siamo un network indipendente, va nello scambio reciproco di
pubblicità, darsi una mano, informazioni e quant'altro, ecco che questo. Ma poi noi di Sales Super Network, chi ci conosce sa benissimo che lo facciamo veramente di gran cuore e col non chiediamo nulla, non diamo nulla, lo facciamo. Ma credo veramente che dando comunque spazio a livello indipendente, che sia locale o nazionale, comunque radio, artisti, gruppi dovrebbero abituarsi forse a darsi una mano uno con l'altro, e credo che in questo periodo manchi in Italia questa collaborazione. Tante volte è brutto da dire, però sembra una guerra tra poveri. Sì, lo dico sempre. E da noi si fa sentire molto. Pierpaolo, io direi che alle 22:20 dobbiamo chiamare Pizza. Ma io direi Graziano, sì, perché poverino le dica aspetta, domattina alle 7 deve essere in trasmissione. Alle 5:30 si alza lui. Esatto. E però prima di introdurlo, che adesso Saius manderà un brano, così con l'occasione tecnicamente lo chiamiamo e tutto, la domanda nasce un po' spontanea, magari è banale, stupida, però sai, per noi comuni mortali, no? Senza mistificare un po' troppo, non so cosa ho detto, ma l'ho detto bene. Sì, effettivamente sì. Mistificare mi piace un casino. Sì, soprattutto l'inalberare di Saius di prima, che anche lì è venuto sto termine. Che da Saius non si aspettava. Manchi tu, Luca, caccia un termine aulico. Un termine aulin. Halloween. No, dicevo, appunto dicevi che hai avuto la fortuna, il piacere, l'onore, certo, di contattarlo, di avere questa sua collaborazione che per te è stata preziosa anche come visibilità, come nome e tutto. Come si arriva in effetti ad un grande nome, dico fra virgolette, perché comunque lui abbiamo visto che è tranquillissimo, proprio una persona, non se la tira, assolutamente. Però per noi è comunque una persona famosa in tutta Italia, dove va lo fermano dappertutto, quindi come si arriva ad un grande nome a contattarlo ed avere anche la sua, poi come ci si, cioè nel senso che bravo no, qual è la domanda? Vuoi sapere come, no, nel senso che come ci si sente o come si fa, come ci si arriva e come sì, che poi no, è come quando mi chiedono ma com'è che si fa a fare teatro, a diventare famoso? No, più che ognuno altro la sua strada, è ovvio. Sì, tu puoi dire come hai fatto tu, è ovvio che come l'hai contattato, in insomma, verità come ti è arrivato ad arrivare a lui? È stato più semplice del previsto. No, comunque io parto dall'idea di base che ha il mio progetto, che ci tengo a precisare che è sia pittorico che musicale, anzi soprattutto soprattutto musicale. In realtà è Pizza che ha contattato te, diciamo la verità. Ma ovviamente Luca, che domanda, appunto le parole di bocca. No, io sono un ascoltatore di Radio 105, di Tutto Esaurito, da molto tempo che lo ascolto, e quindi comunque Pizza mi fa involontariamente compagnia tutte le mattine, quindi per me comunque non è una persona indifferente nelle mie giornate. Ho saputo appunto che anche lui aveva questa passione della pittura, e semplicemente ho scritto una mail a Radio 105 chiedendo come poterlo contattare. Loro mi hanno dato la mail di Pizza. Semplicemente gli ho mandato, veramente semplice, ho scritto una mail a lui dando, perché l'esposizione di quest'anno comunque è il precedente, l'anno scorso nello stesso periodo avevo esposto insieme a Sasha Torrisi, che è l'ex voce dei Timoria, quello che ha sostituito Francesco Renga nell'ultimo periodo. E quindi volevo dare una continuità a questa esposizione, essendo che anche lui è musicista, pittore, Sasha, e quest'anno volevo dare una continuità a questo. E niente, ho scritto a Pizza allegando appunto il materiale di come si era svolta, le foto, i Deplian, di come si era svolta la mostra l'anno scorso. Lui ha accettato subito. Grandioso. E io sono stato veramente molto contento di questo, e appena lui mi ha detto di sì siamo partiti pian piano, ci siamo sentiti le prime volte aprile, maggio, e da lì pian piano abbiamo deciso, ci siamo sentiti sempre via telefono, via mail, così lui mi ha mandato il materiale, il suo, abbiamo cominciato a lavorarci pian piano. Dopo chiaramente lui a tempi molto ristretti con i suoi impegni, chiaro. Però è sempre stato disponibile anche al confronto di idee eccetera, e ci siamo trovati subito, e comunque è una gran bella cosa, sicuramente. Perché io ancora non ci credo, sì, penso che sia da diciamo così realizzare, ma comunque da, sai, metabolizzare, perché dici cavolo, chissà quante decine di mail o di persone si propongono per qualsiasi cosa, e penso che sia una soddisfazione unica. Sicuramente che una soddisfazione in Italia, poi, no, a maggior ragione, come dicevamo, con molta semplicità, come sempre dico, e anche tu appunto provi
che questi grandi sono molto più alla mano, sì, certo, di tanti locali amatoriali e non, che se la tirano come se fossero delle robe, sì, star, purtroppo che, lo, sì, che dicevamo questo. Io direi, caro Pierpaolo, sono 22:25, veramente dobbiamo chiamiamolo, pizza, dai, che abbiamo detto che stavamo un quarto d'ora, però come vedi ci dilunghiamo, vedrai che le 11:30 arrivano subito, poi Pizza prenderà la parola più di me perché con la sua carica di energia, poi certo, lui anche insomma, carisma, la sua carisma da vendere, la sua professione, soprattutto è bravo, beh, ma anche tu, no, già, no, un applauso a Gianluca, no, ma che, ma figurati. E allora non gli si può tenere testa. Prego, si vedrà il grande Pizza e io mi sento veramente una nullità. Allora, caro Saiuz, vogliamo chiamarlo lo stesso in diretta al momento perché è veramente tardi, o vuoi mandare un brano? Mando un attimo un brano che dura 3 minuti e 30 secondi, quindi e così vediamo se ci risponde, perché dopo quello che avete detto non so se ci risponderà. Grazie, ok, facciamo ascoltare Chimera del gruppo di A Prescindere. E un saluto alla chat, caro Marco, okay, grande amico mio che devo ancora sentire, chiedergli delle cose. E adesso ci arriviamo. Sì, ma volevo salutarli perché veramente stiamo facendo un po' così. E naturalmente tutti quelli che ci stanno scrivendo in chat, Walter e tutti. Vai col brano, Saiuzzolo. Non si saprà mai. Del suo mondo, deviante realtà, il quadro è pittore, la bugia è verità, sguardo fermo ad alta velocità, mano tesa sotto la gravità.
Bene, cari amici, siete sempre in diretta web qui con la nostra consueta trasmissione dei lunedì sera, provvisoriamente due compari più uno, su Saiuz Web Network, Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV in www.saiuzwebnetwork.it con il vostro Gianluca che vi sta parlando in diretta, Luca il grande Saiuz, e come abbiamo preannunciato e ne abbiamo parlato largamente in questi primi 30 minuti ormai di trasmissione andati, anche meno con la sigla di 4 minuti, certo. Abbiamo il nostro caro Pierpaolo. Ciao ragazzi. Pier, grazie Pierpaolo. Ciao. E udite, udite. Pizza! Grande e mitico Pizza! È qui con noi. Ciao Pizza! Come ciao, stai? Ciao fratelli, solo bene, cari. Che bello che è la vita. Dai, dai, come state voi, fratelloni? Tutto bene, con te poi adesso abbiamo una carica energetica di carisma veramente eccezionale con te. Grande Graziano, è un piacere averti. Sì. Grazie, no, è un piacere mio. Innanzitutto, poi la carica, l'energia, poi la devo tenere anche per domani mattina, sennò domani mattina facciamo a colazione. Volevo salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando, fratelloni. Allora, tutto a posto. Tutto a posto, sì. E come dicevamo, i nostri cari amici web radio ascoltatori, naturalmente lo conoscete benissimo, Pizza, è questo grandioso, famosissimo speaker da Radio 105 tutte le mattine, quindi da lunedì al venerdì, quindi domattina non perdetevelo dalle 7 alle 10, con Tutto Esaurito con Marco Galli. Vai, Pizza, sei un grande. Il mio programma preferito, grazie, la misera, quante cose questo, poste, questo... dicendo su di me. Questo programma sconosciuto che nessuno conosce, esatto. Sì, nessuno. Non è solo al primo posto nelle classifiche, mi risulta, quindi sì, alla fine, da soli dobbiamo rimanere, fratelli. Da solo, Pizza. No, no, in effetti volevamo ringraziare tutti coloro che ci ascoltano, sono i numeri uno, guarda, bella gente, se ve ne siete accorti anche voi a Cittadella che sono venuti da tutta la parte, da tutta Italia, ragazzi, allucinete, eh? Bello, 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 poi Pier è un numero uno, one man Pier, come grande dire, è un grande artista, poi mi ha portato in tutta la Cittadella, che è ma sai che io non lo sapevo che fosse così bella Cittadella? Fa anche rima, ma è bella, sì, vera, hai sentito che roba, la piccola bellissima città, è stupenda, voglio le chiavi della città, voglio, sì, ma, sindaco Pizza ti vogliamo sindaco, no, è troppo importante, poi i sindaci ultimamente stanno facendo delle cose brutte, sai, magari mi indagano anche a caspiterina, no, facciamo gli spazzini io e te, Pizza, ma veramente, ma io ci metto, guarda, tutto il cuore per farlo, ma scherzi, lì è stupendo veramente, no, siete i numeri uno, poi noi pugliesi che sappiamo come funziona la storia, no? È sì. Vero? Sì. È vero? Ecco il cacciavallo che matruano, giovano. Oppure facciamo i guardiani sulle mura, Pizza, sempre sopra sui torrioni. Sì, dai, facciamo, prepariamo l'olio bollente, le frecce, gli archi, vai! All'assalto. Un'atmosfera molto da Braveheart, questa, effettivamente. Sì, quindi... sì. No, no, bello. Al grido di a colazione! Avanti! No, Savoia non ci sono più, lascia stare. Avanti! Bardi, no, crociati! Chi ci sono? La Lega, lì c'è la Lega, no? È bello. La Lega qui, davvero leghisto! Avanti Lega, ce l'ho duro! No, non è vero, comunque. Spero che ce l'ho duro io ormai. Sì, Aspetta, aspetta, anche qui pubblicità progresso, vedo. Sì, un regresso. No, comunque Pizza, rubo la parola io a Gianluca un attimo. Vabbè. Ho presentato la mostra io. Vuoi dire qualcosa tu riguardo alla mostra, Pizza? Ma no, parlate di Pier, perché Pier è un vero artista. Io, no, io, no, sai, sì. Io vedete... sono come... Come hanno detto, sono un autodidatta, poi io faccio un hip hop infantile metropolitano, in senso quello che viene, viene, io uso molto colore, basta. Perché non l'ho detto che... a Gianluca, però abbiamo avuto i critici che hanno criticato proprio a Pizza. Nel vero senso della parola, quindi. Sì, sì, meno male che non c'ero io, perché sennò guarda, era un casino. Finiva sangue e vino. Che caspiterina fai tu? Io esprimo con il colore la mia gioia di vivere, così mi hanno detto. E meno male, no, perché non sono capace, ragazzi. Io metto i colori, confondo le idee e basta. Non è che ho il pennello magico.
Tu esprimi la tua voglia di vivere, ma non te ne eri accorto però mentre lo facevi, quindi... No, no, in effetti ero in una stanza buia, troppo buia, con me stesso, sai, quando sei col tuo io è un casino, no? E allora poi dipende sempre da quello che c'è intorno, allora vado con i colori, così almeno dipingevo qualcosa, perché poi ho dipinto anche le camere così, di casa. La vernice che avanzava, ho fatto i muri anche di casa. Grandioso, veramente. Beh, ma anche se sei al buio, i tuoi colori tanti sono fosforescenti. Esatto, sì. Risaltano, è quindi... Ero bravo, siete degli artisti. Come guardate bene le opere, voi io non lo so, Le sapete, tutte le sapete, i trucchetti. Ma io voglio un'opinione imparziale, Gian. Tu che l'hai visti, perché io non ho ancora avuto il piacere. Tu che l'hai visti, no, chi è più bravo tra i due? Woman Pierre versus Pizza, chi vincerà? Chi la vince? No, no, lui caspita ha fatto accademie, belle arti, ha fatto tutto, l'idraulico, muratore, ha fatto tutto. Il cuoco, tabaccaio. E io invece insomma, sì, anch'io io parrucchiere, benzinaio, idraulico, ho fatto saltare delle case, vabbè, fa niente. Però, cioè... ma quella è un'altra cosa. No, ma comunque no, io sono fortunato perché, sai, lavorando in radio, finché mi chiamo Pizza, no, mi chiamano certo. Per sempre Pizza, perché da quando avevo 13 anni che mi chiamano Pizza, per cui non è che sono Pizza perché lavoro in radio. Mm-hmm. È proprio finché ho questo nome qui, io continuo. Tanto chi se ne frega, ma sì, dai, ne approfitto anch'io, e allora. Infatti, cari amici, come dicevamo prima, Pizza è una cosa veramente stupenda, anche con Pierpaolo, lo dicevamo prima in diretta e anche nel fuori onda in questi giorni, l'umiltà di quest'uomo e la grandiosità di questa persona, che vi dico, è un piacere stare con lui, perché guarda, io apprezzo sempre, lo dico qui pubblicamente, grazie, i nostri web radio ascoltatori, guarda, è eccezionale quello che tu hai detto, che ribadisci sempre, sono fortunato, sono qui, quello che hai fatto nella vita, cioè, e ti rende ancora più grande. Come ti avevo detto anche l'altra sera, esatto, prima facevo il pirla gratis, adesso mi pagano per farlo. Nel senso, non cambia niente, sempre pirla rimango in generale, però va bene, dai, no, va bene. Sono stato fortunatissimo in vita. Infatti, è ammirevole che tu lo dica così, e soprattutto anche, come avete sentito, è veramente ammirevole Pizza che dice, che esalta Pierpaolo, no? Io queste cose... No, ma ti dico, come ho detto prima, Pizza, io... io ti ringrazierò probabilmente a vita, avrai non te lo scrollo più di dosso, non te lo scrollo più di dosso Pizza, perché veramente io sono contentissimo di questa mostra e sono onorato, ma adesso che ti ho conosciuto più di tutto il contesto, sono contento di averti conosciuto come persona. Grazie, sì, fratello, lenta, anch'io. Poi mi raccomando, cerca di comprare due forchette, perché devi andare. Ok, perfetto. Ci sarà anche Enrica all'ascolto, quindi lei avrà capito cosa intendo. No, ma comunque noi non ci fermiamo qui, perché adesso organizziamo per primavera altre cose, Pier. Vai tranquillo. A volentieri, quando vuoi. Quando vuoi, perché... io sono qua. Perché tu sei giovane e meriti, fratello. No, veramente, tu meriti, porca miseria. E tu sei spettacolare e ma meriti veramente, Pizza. Ma veramente. È nato un amore, ragazzi. Lasciatemi stare, è nato un amore. Io mi sto spaventando, ve lo dico. Qualcuno ha la sigla tipo della musichetta di Ghost, così facciamo il momento esatto, romantico. Non possiamo mandare cose che hai. Puoi mettere anche tipo un trenino, che io faccio la locomotiva. Così vai, facciamo un cerchio, Pizza. Bravo, facciamo un cerchio. Te ne sei accorto? Hai visto quanti... Io siamo ancora in fascia protetta. Fatto in questi giorni, paura. Sì. Poi ragazzi, volevo dire una cosa, ma avete fatto mangiare benissimo. Poi la tagliatella è una pala stupenda. Tagliatella è nel mio cuore, ragazzi, è bellissima, buona, veramente buona. Anche le ragazze del Ricky's Bar, The Pub, stupende, Ma io non pensavo che foste veramente tutti in metallo paura lì, Bello. Sì, è vero. Bello, vero. Anche mia moglie si è divertita un casino, ha detto che bravo. Anzi, saluta Nadia. Sì, patatina. Saluta Nadia. È andata a far la notte, è andata. Che... Brava. In generale così, lei pensa di lavorare, ma è una paziente lei. Però l'hanno messa in turno, quindi ha la libertà di andare.
Bellissima questa. Tanto guarda che corriere, anche penso ci vedremo il 20, no, che già abbiamo organizzato, stanno organizzando un pranzo paura vera lì a Cittadella, è vero, no, ma allora ti confermo, sei dei nostri? Sì, 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 io vengo, ragazzi, io sono già lì, sono già tu e il tuo vicino di casa, allora, giusto? Io e il mio amico. Sì, sì, veniamo, io e il mio vicino di casa e vedrai cosa combineremo. Ma cose. Paura è lì. No, paura vera, vedrai, vedrai. No, no, è uno stupendo. Bene, allora, bene, fatemi una, ditemi qualcosa, ragazzi. Sì. Allora, dobbiamo fare, dobbiamo spaccare tutto, dobbiamo spaccare, perché stavo guardando adesso in generale reporter, no? E allora ho detto no, porca, non mi voglio rovinare la serata, no, con tutte queste cose che stanno succedendo. Oh, è pesante, pesante, ragazzi. Speriamo che non lo stia vedendo Marco Pizza. Di cosa stanno parlando? No, ma stavano parlando delle solite delle ruberie che stanno facendo con gli appalti, non appalti, quello è indagato, le solite cose che poi sono 60 anni che sono sempre le stesse cose e non cambierà, come dico in radio, non cambierà mai niente. Niente, dai, noi siamo, siamo un po' più forte. E infatti, che è quello che ci dicevamo l'altro giorno, che è un peccato avere un paese splendido come il nostro e non essere tutti benestanti, perché ce lo meriteremmo. E quindi, caro Graziano, tornando a noi, dicevamo appunto della mostra, naturalmente se voi farete qualsiasi cosa in futuro, noi di Science Web Radio, Science Web Network, avremo il piacere di darvi una mano appunto a promuovere, volentieri, diciamo così, prolungare, stavo dicendo. No. Prolunga! A legiferare! Ma voi sarete la nostra ombra, ragazzi. D'ora in poi, se dovessi andare via da 105, io ho già un posto fisso, lo so già, lo so. No, non è vero. Non credo. Guarda che Marco Galli è già pronto per cacciarti, se dici così. No, scherzo. No, figurati, io e Marco ormai sono 25 anni che lavoriamo insieme, guarda, siamo proprio fratelli. Solo? Sì, sì, ma io l'ho chiesto, diventiamo amanti, ma lui non ci sta, caspita. Naturalmente diamo un saluto a Radio 105 come abbiamo fatto prima, consigliandovi sempre questa, non ha bisogno di pubblicità come dicevamo, no, prima, non credo, non perché sia la concorrenza, anzi noi non facciamo concorrenza a nessuno, però figurati, noi che Radio stupendo, lo sappiamo che non c'è questa triabia tra di noi, ma figurati. E quindi tutte le mattine stiamo dalle 7 alle 10, che anch'io me l'ascolto ogni tanto. Domani ti saluterò anch'io, fratelli. Grazie, cari belli. Grazie, un piacere. E naturalmente, quando volete, lo spazio qui da noi è sempre a disposizione per tutto quello che vorrete. Sempre a disposizione, sito, radio e quant'altro. Quindi, e da domani, comunque, pizza. Oggi pomeriggio era chiuso, domani pomeriggio riparte l'apertura della mostra, ti tengo aggiornato giorno per giorno sull'affluenza. Bravo, le presenze. E lo diremo a tutti, lo diremo, andiamo lì, andiamo a vedere i quadri che sono stupendi, perché bisogna aiutare gli artisti emergenti, che poi Piero è un artista vero, 360 gradi, oi ragazzi, suona anche, da una famiglia di artisti, caspiterina, e lo so che suona, mi deve dare anche il CD, o me l'hai dato? No, il 20 te lo faccio proprio confezionato benissimo. Oh, amore, grazie tesoro. Ti do anche la spilletta, pizza. Dai! Sì, così divento, faccio parte anch'io del heavy metal, dai. Allora ragazzi, sentite ragazzi, è giunto il momento, perché io tra 5 minuti mi lavo i denti e me ne vado a letto, ragazzi, perché domani mattina la sveglia alle 5, porca miseriaccia. Ti ringraziamo per veramente la tua presenza importantissima, che ci ha fatto riempito anche il cuore di gioia, veramente, perché allora, grazie per il tuo entusiasmo. Grazie Pizza. Ringraziamo Pizza per questa incursione e a colazione.
Simone, mi raccomando, io vi mando un bacio a tutti, a tutti, a tutti, sia ascoltatori vostri, nostri, loro, di tutti, tutti gli ascoltatori, tutti quelli che ascoltano dal web alla radio. Un bacio a tutti, fratelloni. Pier, ci sentiamo domani mattina e anche te, mi raccomando. Ok. Dai. Ciao, molto pizza, bene. Buonanotte, grazie. Ciao pizza, grazie, buonanotte. Ciao Graziano, ciao pizza, un abbraccio e a presto, buonanotte e buon divertimento domattina. Vedi gli anziani che vanno a letto presto, porca miseria, ma guarda te, guarda. Pizza, prima di andare via, prima di andare via, facci il tuo saluto. Ah sì, è vero. Il tuo saluto, quello a colacione, esatto. Oh, perché ce ne ho tanti, io me li dimentico tanti, ce ne ho talmente tanti che non me li ricordo. Ma questo, questo è quello ufficiale, dai, faccelo. I wanna send for one, I wanna send for you, ciao fratelli e sacato. E facciamo un cerchio, mi raccomando, sempre il cerchio e il risveglio muscolare, per forza. grande pizza, un abbraccio forte, ciao, buonanotte pizza, e a presto, ci sentiamo, ciao patatini, ciao. ciao pizza, ti ricordi come si riattacca, vero? Ciao, io non so come si chiude qua, chiudete voi, no? Ci penso io, pizza. È la prima volta che uso questa tecnologia, ok pizza. Grazie per avermi insegnato questa nuova cosa. Grazie. No, grazie a te. E naturalmente, diciamo così, l'intervista è quello che abbiamo fatto, registrato sabato, è già in onda su YouTube, sì, e sulle nostre reti. Così si può vedere, certo, come è venuto con quello che i mezzi che avevamo sabato, alla meno peggio. E poi anche questa trasmissione, oltre in diretta adesso dalle 22 alle 23.30, poi sarà in replica il giovedì alle 14.30. Perfetto. Ecco il podcast. Quindi chiunque volesse sentire il grande mitico pizza da Radio 105 di Tutto Esaurito lo può fare anche in questa fascia e farlo sapere agli amici. E dal 5 al 13 di ottobre la mostra Mie di pizza a Cittadella in Piazza Scalco. Benissimo. Ciao pizza! Ciao! Ciao pizza! Ciao, buonanotte, ciao pizza. E allora allora mandiamo un brano, Gian. Certo. Nel frattempo vedo vado di Acarus. Eccolo. Bene, vedo vado di Acarus su Science Web Radio in www.sciencewebradio.it. Ma se stava così bene.
insieme andiamo, mi offri anche da bere, bevi dal mio bicchiere, mi tieni per la mano, e appena siamo soli, sussurriamo. Bene, cari amici, un ben ritrovati dopo quest'altra pausa, no, stavo dicendo pubblicitaria, ma non lo è, perché è pausa musicale, con il nostro amico Pier, grande Pierpaolo Menegazzo, appunto l'ospite di questa serata. Sono le 22:50 minuti primi e fino a pochi minuti fa abbiamo parlato con il grande Pizza, questo speaker DJ di Radio 105 che abbiamo ascoltato, e dalla sua viva voce abbiamo sentito veramente una raffica di energia, di battute, di carisma che solo il grande Pizza può fare. Lo ringraziamo per essere qui con noi, grazie anche a Pierpaolo. Grazie a voi ancora. Grazie, veramente tutto un tutto un ringraziamento, tutto un ringraziamento collettivo. È bello che ci sono queste persone come Pierpaolo. Posso mandare a quel paese qualcuno per andare un attimo controcorrente? Dai. Per la par condicio, battuta pseudo-veneta stupida delle mie, e dicevo appunto, è bello anche quando si incontrano, io lo dico anche umanamente, personalmente, con Pierpaolo, è la prima volta, le primissime volte che ci vediamo. La seconda volta. Che si fa per dire, poi perché l'altra volta eravamo un po' nella situazione con altri per l'intervista, adesso siamo un po' più tranquilli. Infatti. E devo dire che Pierpaolo è una persona stupenda, splendida, veramente, ecco perché non ci conosciamo, è una persona veramente splendida. Da molto la mano, molto umile, veramente sensibile, mi piace proprio molto. Grazie. Non ci sto provando, naturalmente, adesso fanno le battute Saius e Luca. Ma Luca le ha già fatte prima anche in, Cercavo di glissare questo momento e spostandomi un attimo sulla chat, che Walter Mazzeo, nostro grande ascoltatore, grande nel senso che ci segue con assiduità, costanza, ci scrive ed è veramente un pozzo di intelligenza e cultura, sono stato bravo, eh? Sì. No, diceva che adesso però ci ha lasciato perché doveva scappare, e ci dice che l'umiltà è una caratteristica dei grandi, quindi come vedi anche lui era d'accordo con quello che dicevi tu su quello relativamente a Pizza poc'anzi. No, Gian? Sì, quindi ci fa sempre piacere. Diciamo l'impressione nostra della nostra conoscenza diretta con lui è stata questa. Poi, ovvio, che le persone possiamo piacere, come non ad alcuni, qualcuno sarà d'accordo con noi, qualcuno no. Logico che in base all'esperienza personale che hai con le persone. Una cosa che mi ha colpito molto è che dopo 10 minuti passati con lui ti sembra di conoscerlo da una vita. Esattamente, ma è così con tutti. Con tutti i grandi, sì, con tutte le persone che sono intervenute. L'attento Gianluca. Sì, dico l'attento Gianluca che entrava. E finisco il discorso chat perché so che tra poco voi vi riprenderete la parola e andrete avanti fino a mezzanotte inoltrata. No, e un saluto anche a Marco Bu in chat. Marco un saluto anche a Marco Bu in chat che ci sta seguendo, anche lui ci ha scritto e non l'abbiamo proprio considerato in quest'ultima ora, e quindi magari mi sembrava doveroso ringraziarlo, insomma. Prego, Pier. Devo sentire che ha delle idee che mi deve dire. Vabbè. Grazie Marco. Di nulla. Di nulla. E io faccio la voce di Marco, hai capito? Perché esatto, non può parlare, quindi... No, scherzo a parte. E io a questo punto, esatto, vedi Marco scrive mi sento solo, perché effettivamente non l'avevamo considerato. Noi a distanza con il monitor distante che si legge male la TV, cosa abbiamo letto? Io ho capito ma perso... Vabbè, comunque, caro Luca, dopo ti lascio andare avanti con la chat anche. Hai sentito la potenza veramente di Pizza, di Graziano, com'è? Strepitoso, no, nella sua e poi tra l'altro andava a briglia sciolta perché sì. Giustamente non aveva i tempi tecnici che ci sono su network, non solo ovvio, certo, commerciale, giustamente, e poi lì tra l'altro sono anche in tanti in diretta, sì, di conseguenza noi
a noi piace quando vanno avanti per conto loro, quindi ci ha veramente fatto divertire molto. Comunque, oltre al fatto che si nota lo scalino di abisso tra noi, me e lui, e quindi non puoi neanche stargli a tenere testa, nel senso buono ovviamente, perché ci mancherebbe altro. Vabbè, ma alla fine poi era una bella... Sì, ma abbiamo, è bello, cioè, sì, anche perché cioè, poi non sai... è che abbiamo toccato argomenti aulici, però comunque no, è stata una bellissima chiacchierata, secondo me. No, tornando invece, tornando invece all'ospite di questa sera, che sì, udite, abbiamo lasciato non in disparte, perché alla fine non era vero. Cioè, avete anzi, quello più in disparte è stato forse Saiuz. Dopo di certo. tu ah, ma però... perché c'è anche Saiuz stasera? No, è del giro. No, no. Ah, ma perché c'è pure Saiuz? Lasciamo stare, lasciamo stare, perché aspetta, se... Come si chiama questa radio? è Radio Suez. Radio Gianluca, mi sembra. No, Radio Suez. Ui, ma che state dicendo, ne? Ecco perché l'abbiamo tutti. Scherzi a parte, vorrei dire qualche cosa anch'io, se mi permettete, Tosatti, eh? Ecco. Giusto? Tosatti? Ecco. Cioè, uno di Pozzuoli che parla in Veneto, però è qualcosa di eccezionale, secondo me. Ma perché? Non lo so, io non capisco, mi trattate sempre male, mi mettete nell'angolo, sono rimasto zitto, tranquillo. Non vi ho importunati, vi piace questa parola nuova, insomma, che ho trovato sul vocabolario? Inalberati, importunati. Non mi sono inalberato e non vi ho importunati. E lui legge il vocabolario, come aveva detto. Quindi, sì, sì, attenzione, lo leggo come fosse la Divina Commedia, insomma. Chissà come fa Saiuz, caro Luca, prende e spoglia le pagine a caso. Sfoglio, e sì. Dice, oggi leggiamo dalla Zuzzurellone alla... No, io vorrei sentire la One Man Pier. Ti piace il mio inglese? Vorrei sentire qualche cosa in più. Anche il vocabolario, perché veramente vorrei vedere. Vai. Resto da solo io qui. Sì, Pier, ti assicuro che in vita mia non avevo mai visto durante una trasmissione in diretta prendere il vocabolario. Quindi sarà anche questa un'emozione nuova. E quindi eccolo qui. No. Andarsene via per prendere. Ecco il nostro ospite, Gianluca. Ciao, sono Pier di Saiuz Web Radio. Prego, Gianluca, cosa ci racconti questa sera? E niente, ci sono 2 anni che sto cercando di suonare e non mi aprono. E dice, bravo, ma sono stanco e me ne vado a letto presto. Grande Pier. E quindi immagino Saiuz che ha messo giù Luca. Si è andato via Saiuz. Siamo rimasti da soli. Saiuz è svenuto. Invece, okay. Mi sono sparato una pera nel braccio perché non sapevo come affrontare la cosa. Saiuz non sviene. Saiuz è sempre presente, onnipresente, no. Che vi cura e vi coccola e vi porta avanti. Quindi lo sapete com'è. Saiuz è dietro le quinte. Diciamo questo vetro virtuale che esiste in rete. Questo vetro sporco di fumo. Beh, certo, sì, c'è un sacco di nicotina sul vetro, sì. E soprattutto Saiuz, che, come appunto ribadeva Luca in maniera scherzosa, ci coccola e ci ma dove? Volete sapere Saiuz come mi saluta quando mi dà la buonanotte? Ricordiamo che siamo ancora in fascia protetta, magari. Non vedo che Marco scrive: Saiuz vede e provvede. Infatti, grazie, Marco. Questa è l'unica cosa che siamo riusciti a leggere dalla televisione, dal monitor. E naturalmente sì, noi dobbiamo sempre ringraziare il grande Saiuz, perché è colui che ha creato, o meglio ideato, creato e poi diciamo così dato vita a Saiuz Web TV prima e poi Saiuz Web Radio, perché caro Pierpaolo, lo dico naturalmente in maniera così a tema, rivolta anche ai nostri cari amici Web Radio e Web TV, spettatori, perché ricordiamo che siamo in diretta sulla Web TV anche, yeah. O meglio, noi andiamo in diretta sempre ogni lunedì anche sulla Web TV, perché okay. Saiuz Web Radio si ascolta su Saiuz Web Radio e la trasmissione si ascolta anche come radio Web TV, però si ascolta solamente sulla Saiuz Web TV, okay. Solo l'audio. Questa sera, oltre ad ascoltarci sulla Saiuz Web TV, ti invito quando tra un paio di giorni Saiuz avrà preparato il podcast, cioè la registrazione di questa puntata, di riascoltare questo minuto. Riascoltare questo minuto, perché è veramente un virtuosismo quello che hai detto. È stato tutta una cosa concentrica che mi ha lasciato interessante. Sì, non lo so come l'ho detto. Io vorrei. L'hai detto bene. Sì, spiegavo tre cose.
per questi sì, 10 minuti, non di più, perché poi abbiamo una mezz'ora ancora buona, però almeno 10 minuti fai. Trasmettere qualcosa agli ascoltatori di One Man Pier, scusate, One Man sì. Pier, nel senso sì. che difatti noi sappiamo al momento, almeno mi metto nei panni di un ascoltatore sì. che effettivamente vede che non ha capito niente. Abbiamo un artista di un certo esatto. livello che comunque è stato tanto promosso anche da Pizza, quindi insomma mica bruscolini, però effettivamente non sappiamo nulla, giusto Gian? Quindi io partirei dalla domanda più banale, innanzitutto tu sei giovanissimo, nel senso che sei dopo 87. Io sono sì, ho 26 anni, ma giovane, esatto, 87. Quindi Gian già hai capito che... Cosa? Non lo sapevi, vero Gian, questo? Ma io sai che non è perché io manco e pecco di preparazione, è perché voglio incontrare le persone come se fosse la prima volta che così non devo questa preparare. Questa volta ci dà bene, questa volta non, non vedo la birra lì, non vedo la birra. Devo andare a prendere la birra per... No, ma stasera... Non bevi, no, io sono astemio e non bevo, non fumo. Devo guidare stasera, per cui... Ok. E quindi no, grazie Luca che ci erudisce, ecco, perché io dico sempre lì l'insostituibile, importantissima colonna portante di Luca, perché è responsabile organizzativo del palinsesto, ma è colui che veramente si documenta come si deve sui... un minimo a differenza e cosa di... sai, cosa sai di me Luca, cosa sai di me? No, era solo questo, punto. Ok. Ho giocato il mio asso. Però esatto, ma abbiamo già fatto un giocato gran... adesso. No, scherzi a parte. No, giusto cercare di no, già trasmettere anche qualcosa in più nel nostro ospite questa sera. È stato tanto promosso la pizza, quindi dicevamo sì, giovanissimo, un artista sì. poliedrico, parola sì, nuova questa sera, Saiz. Sì, scusa se ti interrompo, è un peccato che non ci possa suonare niente delle sue canzoni, esatto. perché ricordiamo che noi siamo sotto licenza Creative Commons, quindi non sotto SIAE e quindi non e Pierpaolo ben per lui, sono contentissimo essendo sotto SIAE, e questo comunque è una bella cosa. Però Pierpaolo avrebbe un appunto per la SIAE. Sì, allora, ecco, Saiuz non sviene mai, come diceva prima, e ha ragione, ma solo se tu nomini SIAE tre volte. Quindi siamo già a due. Siamo già a due. SIAE. È morto. No, comunque sì, oltre al discorso della pittura, appunto, più che altro il mio progetto nasce come un progetto musicale. One Man Pier gioca un po' sulla somiglianza al nome One Man Band. Ho giocato su appunto sulla somiglianza di queste due cose, che in verità però il progetto non è mai stato poi una One Man Band. Cioè è a nome mio, però comunque il gruppo è composto da quattro persone. Che saluto, sono Enrico alla batteria, Davide al basso e Dennis all'altra chitarra, che però è entrato da un mese in sostituzione di Charlie, che buon per lui, adesso vive a Londra, speriamo che gli vada tutto bene, certo, gli auguro certo, il Gian, meglio. Potevi invitare anche questi altri tre baldigioni lì sul tuo divano, tanto ci stavate. No, adesso che lo so, ecco. Magari la prossima volta si può. E infatti, caro Pier, non è detto, le porte di Saiuz sono sempre aperte. Perfetto. È meglio di no di casa Saiuz. Ma poi mi sono fatto la copia delle chiavi. Sono ormai. Mentre no. voleva le chiavi della città di Cittadella, noi andiamo nell'appartamento di Saiuz. No, comunque il progetto musicale alla fine è un cantautorato italiano. Il punto di riferimento massimo per la mia musica è Rino Gaetano, cantante che amo alla follia, per cui il progetto nasce effettivamente dopo aver scoperto le canzoni di Rino Gaetano, e prima suonavo metal, pensa te. No, diciamo che il passo è breve, no? Tra metal e sì, Rino sì, Gaetano. Proprio siamo lì, è proprio la linea Rino Gaetano è la linea di confine tra il pop e l'heavy metal fondamentalmente. No, comunque sì, il progetto è questo, è tre anni che siamo attivi, abbiamo fatto due dischi comunque autoprodotti, tutti registrati da noi con le possibilità che abbiamo. Però comunque sì, l'anno scorso ho collaborato sia in maniera in ambito pittorico che in ambito musicale con Sasha Torrisi dei Timoria. Abbiamo fatto appunto la mostra e poi abbiamo fatto finora 5 o 6 concerti assieme. Ho avuto da poco, mi pare che sì, l'ultimo abbiamo suonato il 29 settembre sì. a Sierra Ricchis, abbiamo fatto l'ultimo concerto assieme.
Poi l'anno scorso in agosto ho avuto la fortuna di collaborare con Freak Antoni degli Schiantos, abbiamo fatto un pezzo assieme, scritto da me, poi siamo andati a registrare la sua traccia vocale a Bologna, anche quella per me è stata un'esperienza fantastica. Freak lo conosco da tanti anni perché gli Schiantos li ho visti credo 15 volte grazie a mio padre che me li ha fatti conoscere musicalmente. Poi però anche Freak si è rivelato una persona splendida, umile, proprio un'altra persona che veramente, pur essendo nell'underground italiano, secondo me è un grande, in quanto anche premiato con la targa Tenco nel 2010 come... il termine esatto è come colui che ha rinnovato il linguaggio rock italiano, e comunque una persona che ha più di 35 anni di carriera alle spalle. Insomma, comunque sì. È stata una bellissima esperienza. Poi quest'anno appunto c'è stata la sorpresa di Pizza, che però più che a livello musicale è stata a livello pittorico, questa solamente a livello pittorico. Però sì, comunque per ascoltare i nostri brani, se posso nominare... No, bravo, volevo dire, non abbiamo nominato neanche una volta il tuo link, cioè i siti dove... Per ascoltare i brani c'è... Diciamo decine di volte, ma stasera... C'è SoundCloud, sì, .com/ esatto. One Man Pierre. Poi mi trovate su Facebook... One Man Pierre, ricordiamo... One Man Pierre. Pierre. One Man Pierre, scritta quindi, proprio... Sì. Facciamo lo spelling, no, spelling no, però insomma lo diciamo come si scrive all'italiano. E poi chiaramente mi trovate su Facebook, su Twitter, su YouTube ci sono un paio di video, c'è più qualche traccia audio anche lì. Comunque per ascoltare i brani credo la cosa migliore sia andare appunto su SoundCloud, e lì trovate un po' tutto. E naturalmente sempre con il nome One Man Pierre, oppure Pierpaolo Menegazzo per chi volesse, però sì, quello più è che altro, più l'account tuo personale. Sì, sì, su Facebook, è quello a parte che anche sull'account mio è a nome One Man Pierre lo stesso. Sì, esatto, infatti, quindi ti si trova anche così. Sì, 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 sì. Comunque lì, per farvi un'idea della mia musica, basta sì, cercare sui soliti canali che hanno praticamente tutte le band, tutti i gruppi locali alla fine, perché... È così che adesso si cerca un po' di farci conoscere. Poi chiaramente per fortuna esistono gli spazi come i vostri, che danno spazio a noi artisti emergenti in qualsiasi ramo, di qualsiasi genere. Spazi che aprono anche le porte di casa propria. Hai visto? Esatto. Cioè, sono in salotto da Gianluca. Queste qua sì, sono cose chicche che proprio stavamo in pensiero. Sono solo noi, già. Solo noi, con i nostri potenti pezzi. Sì. In questo studio. Comunque per quello colgo l'occasione per ricordare che noi ora che partiranno questi nuovi ragazzi, devi sapere, Pier, che pian pianino noi ci stiamo nel nostro piccolo sempre espandendo, e adesso inizieranno queste nuove collaborazioni con 5 nuovi speaker, quindi 5 potenziali programmi di questi ragazzi che sono in giro per l'Italia, quindi potremo aprire le porte proprio in altre località, Gian, proprio e tu credi che ti apriranno le porte così facilmente? Ma no, comunque il pazzoide sono io. Complimenti a voi, perché appunto Gianluca, e come avevate già accennato prima, siete stati al Make, e comunque credo che per la musica indipendente, emergente e quant'altro sia un grosso punto di riferimento ogni anno, per cui credo che anche per voi essere lì come radio sia una soddisfazione enorme. Sì. Ma vedi, ogni volta che Saiu ti senti indipendente è già lì sul posto, quindi con Saiu sviene, con indipendente Saiu è... Allora, indipendenti. Sai, ripreso. Io sono qua, vi ascolto. Stavo ascoltando con tanto interesse l'esposizione di Pierre. Sì, esposizione. Una nuova parola si è passata a lei. L'esposizione di Pierre. No, comunque. Che rapporto. Comunque, Luca e Gianluca sfottono un po', sai. Però l'ho conosciuto anch'io. E visto che adesso è ricomparso un po', ti ringrazio comunque per oggi e anche per sabato, sai. No, di niente. Comunque, spero che insomma ti sia un po' piaciuto come è venuto il video. No, il video. Guarda, appena l'ho scoperto su.
sul canale, ho chiesto subito a Gianluca e ho già cominciato a fare pubblicità. Grazie. Devi sapere che Gianluca non ride per il video in se stesso, ma come lo pronuncio. Il video. Il video. Perché lui lo dice all'inglese video. 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 È international. Lui ha fatto le scuole d'Oxford. Ah, ok. Sì. Oxford, sì, Oxford. Al vomero. No, no, comunque questa è stata un po' un'introduzione generale, poi per il resto sì, alla fine il progetto segue quello che fanno tutti i gruppi locali, per cui comunque si cerca di trovare spazio nei locali, nei festival e nei vari eventi che ogni comune o città delle nostre zone organizza. Cioè, Non sono assolutamente differente da qualsiasi altra realtà locale o indipendente. Faccio fatica come tutti, mi diverto come tutti, mi prendo le mie soddisfazioni, le rotture di palle che capitano lungo il percorso è naturale, per cui no, me la vivo giorno per giorno. Alla fine mi piace così e finché c'ho voglia vado avanti. Poi, se per caso, cioè, la cosa che mi piace di più è provarci. Io sono convinto che comunque chiedere non costa niente. Al massimo ci si sente dire di no, cioè, però almeno ci hai provato. E quindi ci provo, tutte le volte che posso, ci provo a fare qualcosa di bello, ma più che per tentare di arrivare sopra agli altri, lo faccio per me, perché comunque finora, con tutte le persone che ho collaborato, che sia Pizza, che sia Fricantoni, ma anche a livello locale, lo faccio per me, perché comunque mi piace così e quindi sono contento così. È stupendo quello che sta dicendo per Paolo, e mi riallaccio a quello che diceva prima Saiuz, Rosario, che era rapito nel senso buono dalle tue parole, perché veramente traspare una bellezza di pensiero, un'onestà intellettuale e artistica, e soprattutto un'umiltà infinita, perché comunque Pierre è bravo, io lo sentivo anche strimpellare adesso la chitarra e faceva delle cose stupende, per me, semplici ma efficaci, come ti dicevo. Esatto. E anche questo, come dicevi tu appunto Rosa, questo esplicare un po' il discorso del progetto locale, della band, come fai, alla come fine fai. Sì, con tranquillità adesso, con molta onestà anche e umiltà, ti fa ancora più grande, e comunque traspare sempre questa purezza, un po', dico così in maniera forse impropria, però di bellezza di sentimenti. Ti ringrazio. Questo io. È veramente un piacere, guardate, aver conosciuto Pierpaolo. Già dalla prima volta che mi ha risposto, che l'ho chiamato tra l'altro, caro Luca, dal mail sabato sera, perché domenica non potevo chiamarlo per programmare tutto, perché suonava proprio a Ricky's. Sì, e tu invece eri impegnatissimo lì. Al mail potevo chiamarti, però tu immagino dovevi fare il setup e tutto quanto a Ricky's. Sì, sì, no, più che altro tutto caricare più tranquillo, il furgone. Esatto. Quelle belle cose che io darei 50 euro a un ragazzo che lo facesse per me. Sì, no, beh, tu sei giovane, arriva a 40 anni, poi vedrai che no, però ad esempio anche smontare una chitarra pesa. A Ricky's no, in tanti locali non si trova, purtroppo, per carità, non è, però a Ricky's ad esempio l'impianto suo, per cui è comunque per i musicisti sì, una comodità, certo, una comodità in più, anche se poi a volte entro in un argomento un po' tecnico magari per gli amici web radio ascoltatori e web tv spettatori, perché ricordo che siamo in onda in diretta anche sulla web tv, sai, sulla web tv in www.saius.it. se uno volesse guardarvi, bravo, come deve fare? Bravo, no, che noi non lo spieghiamo mai questo. Non infatti ho capito, non ho sentito bene la domanda. Luca intende dire in maniera molto subdola, okay. Spazio perché. Cioè, spieghiamo, perché in effetti noi diamo per scontato tante cose, però sì, in effetti se tu entri in un sito di qualsiasi web tv, web radio o di altro genere di sito, tutti dicono fai così, fai quella e fai tutte cose. Non è vero, cioè devi sapere come fare. Okay. Anche io se entro in un sito nuovo di qualsiasi genere si tratti, non è che anche per scaricare un download
faccio così, anzi faccio danni io personalmente, Salzo sa. Per cui chi volesse vedere noi in questo momento, che magari apre il sito di Salzo Web Network, di Suez Web Radio, il canale di Suez, il canale di Salzo Web Radio, come fa? La radio parte in automatico. La radio parte in automatico, che è una cosa che a volte, se uno apre le finestre, non ne può più, però voglio dire. Però è comodo. È comodo, sì, sì, sì. Il player parte in automatico, però se ci volessero vedere su Salzo Web TV, come devono fare? E questo lo lasciamo a Saiuz dalla viva voce, che in maniera molto chiara ed esplicita spiega. Ma voi non sempre con me ce l'avete, ce l'avete sempre con giovani, me. Dovete cliccare qua, spostare una golf. No, è molto semplice. Praticamente voi date in basso a tutto, no? In basso, esatto. Giusto? C'è un video. Volete che vi spiego oppure no? No, invece, caro Luca, scusami, ottimo l'uso del congiuntivo, comunque. Della congiuntivite. Invece, caro Luca, bella questa cosa che ci avevo già pensato, la dico in diretta. Potremmo fare dei video da sottoscritto, chi sarà di noi, che spiegano, esplicano. Ti piace questa cosa? Esplicano, è venuta bella. Esplicano, spiegano praticamente come utilizzare le cose. E alcuni siti lo fanno. Sei venuto qui, hai cliccato qui. In basso alla tua destra c'è il canale radio, tipo così, no? Scusami, Saius. E tra l'altro, Luca, mi avevi interrotto su un discorso che stavo facendo, poi ricordamelo, che lo volevo completare con Pier. Vai pure, Saius. Ma è molto semplice, perché chi viene sul sito saiuswebnetwork.it... Ma chi viene sul sito? Qualcuno che si trova per caso lì per sbaglio, insomma, che non sa come ci è arrivata, alla fine dice, mannaggia a me che ci sono arrivata... va nella chat e mentre segue la chat, che ci può scrivere, in basso c'è il player del video. È piaciuto il player, come l'ha detto, proprio un Piero, e cliccando stoppate la web radio, il player della web radio, e cliccate su play sul player del video. Luca, spiegalo tu. Supply. Che non è supply, è supplizio. No, vabbè. Scherzo a parte, cosa volete da me? Cioè, lo sapete che non sono un buon spiegatore io, lo sapete? Sai, se mi spieghi perché ti sento con l'eco, tipo come se fossi in un tipo in una tromba delle scale o al bagno, sei al bagno, sai, per caso. No, perché sento, sai, questo eco. Luca, dimmi. Ho avuto proprio adesso un'illuminazione incredibile. Tu hai mai visto per TV che fanno mille modi per morire il programma? Sì, qui, perché non crei tu un programma che si chiama I mille modi per sfottere Saiuz? Grazie, Pier. Grazie, sei un amico. Ti voglio bene, Saiuz. Dai, che scherzo. Che guarda, che no, Saiuz lo sfottiamo così tanto quando c'è Luca. Perché l'altra volta che Luca non c'era, prima del May, e c'ero solo io con Saiuz, Luca, che lo ringrazio perché mi dà ma comunque forte, c'era sfotti di più Saiuz. No, comunque è incredibile. Saiuz, scusa se mi sono preso più libertà del dovuto. No, dai, Pier, che scherzo. No, ma Saiuz non è permaloso, adesso chiude tutto e va a dormire. Esatto. E siccome lui è titolare, può fare click. Basta che stacca la spina. Chiama i sindacati, esatto. No, avendo Pier stasera non lo farei mai con Pier. Con voi sì. Con grazie, Saiuz. No. Perché Pier merita veramente tanto. È una gran bella persona, guardate. E penso che questo traspara perché è femmina. Traspara che siamo contagiati. No, Luca, volevo dirti una cosa. Dico in diretta, non c'entra nulla perché queste cose dovremmo dircele dopo, ma viene in mente ora. Ho visto i video che ha caricato Saiuz. L'ho visto anch'io ieri sera. Un'intervista, io video vuol dire due secondi, poi non è che mi dilungo perché non ho tempo. No, invece me li sono visti tutti, pensa che masochista che sono. Veramente, i video che Saiuz sta, è grande lavoro anche quello, perché ricordiamo, oltre a fare le riprese, oltre a fare le riprese di per sé, come anche sabato con Pier, che siamo stati a Cittadella dove c'è questa mostra, lo ricordo, anche per chi si fosse collegato solo adesso, e naturalmente c'è poi un lavoro sia di andare sul luogo a fare le riprese, in quel caso eravamo al MEI a Faenza, ma poi di montaggio video, montaggio audio e tutto quello che gli va dietro a livello proprio di editing e comunque di post riprese, che non è poco, che anzi a volte, come dico sempre, le riprese sono un sesto del lavoro, cioè, nel vero senso della parola, perché poi ci vuole veramente un sacco di tempo. Devo ma comunque anche anche per il discorso delle riprese di Saiuz, credo che, non so se
ho visto che avete fatto altre interviste comunque per anche per i gruppi. Era meglio l'audio prima. No, negli altri era meglio, con Pierre è stato perso. No, vabbè, ma lì tecnicismi a parte, sì, credo che comunque per un gruppo locale, per un artista, eccetera, avere comunque un video realizzato, non importa con che mezzi. Però comunque avere un video fruibile su YouTube, messo a disposizione da una radio web, così credo che comunque sia una bella cosa. È sempre materiale che serve, e quindi tutto il merito va a voi anche. Quindi grazie anche a Saiut per giuro che non ho pagato Pierre, giuro. Posso avvalorare la tesi di Saiut, confermare quanto dice Saiut, perché non c'ha un euro da spendere, quindi esatto. A proposito, io avanzerei, potevo mai pagare Pierre. Non paga noi, scherzi a parte. Quindi Gian, giusto che chiudiamo questo spazio Marchette, relativamente al May, effettivamente ho visto alcuni video, non tutti perché poi alcuni li dovevo ancora pubblicare, sai? Sì. Esatto. Veramente interessanti, molto, molto carini secondo me. E infatti volevo dirti una cosa, caro Luca, ci faccio dei complimenti noi due in diretta, io poi sai che, a parte la mia mole che è lievitata... È bello vedere il ciccione e il magro, no? Io grasso e tu mingherlino. Sembravamo Staglioli, no? Scherzo. Sì, Staglioli, esatto. Però a parte questo, devo dire che ti ricordi che ci aveva detto che funzioniamo bene insieme quel cameraman regista della Suburbana, che poi non abbiamo mai... E devo dire che, ti dirò la verità, è vero, non l'avrei mai pensato, ma sul serio, Se tu eri così... negativo e pessimista, che vabbè, che ti devo dire, d'altronde no, comunque, ma sai perché dire, facciamo un pensiamoci po' poliziotto buono, poliziotto cattivo, hai capito? Sì, esatto, chi sarà mai il buono, chi il cattivo, quindi te lo dico qui in diretta stante, in seduta diretta stante, nel senso che la butto lì per cui non ti potrà tirare indietro, pensiamoci, perché in effetti devo dire che non aveva tutti i torti quel cameraman regista che ci ha fatto le riprese, che salutiamo e ringraziamo anche la Suburbana se ci ha mandato in onda, e che avrà i volantini nelle sue foto di Saiut sul banco. Gian, diciamo che in chiave di sviluppo futuro del network prenderemo in considerazione, ti piace come l'ho messa giù in maniera formica? Sì, mi piace, perché tu sei poi geniale in questo. Questo tecnicismo. No, vabbè, scherzi a parte. No, devo dire che in effetti eravamo funzionanti, devo dire la cosa. Bravo, complimenti a noi due, veramente. Anche complimenti, aspetta, ti stringo la mano. Guarda. Sì, no, in un abbraccio, perché devo dire che oltre ad esserci divertiti a fare le nostre cose... col senno di poi, a proposito, io già non abbiamo fatto una cosa importantissima questa sera, scusami Pierre se ti stiamo lasciando nel cantuccio come dice Gian, ma esatto. Un minuto di silenzio. Che oggi, allora, premesso che Saiut si chiama Rosario, oggi è l'onomastico di Rosario. Porca miseria, ci siamo dimenticati. Devi sapere che per i meridionali più importante è l'onomastico del compleanno. Sì, quindi, ma la cosa più bella, Pier, che Saiut neanche lo sa che è il suo onomastico, secondo me. Veramente? Sarà l'oscuro di tutto questo. No, me l'hanno ricordato stasera. Volevo dirlo all'inizio della diretta, poi sono andato in palestra, me ne sono dimenticato, sono venuto in diretta e vabbè. E quindi no, veramente ci tenevo, caro Saiut. Un'altra cosa invece... Sì, grazie. Finito il momento per Saiut. No, un'altra cosa che poi vi lascio la parola, che se no veramente facciamo tardi e non vorrei mai. No, perché poi Pierre, come c'è cioè Rento, la mezzanotte deve sloggiare comunque. No, un discorso, volevo salutare... visto perché abbiamo parlato di radio 105 eccetera, salutiamo Radio Studio A, che erano i nostri compagni di banco al May di Faenza, e in particolar modo l'Emanuela e gli altri, tutta la troupe, che sono stati veramente simpatici. Emanuela e gli altri. Perché non me li ricordo i nomi? Non mi ricordo i nomi, sono veramente pazzi. No, quindi ovviamente sono stati molto simpatici, carini e disponibili. Scusate, vi ripasso la parola, prego. No, ottimo, anzi, io volevo riprendere la parola proprio dal May per salutare appunto i nostri amici. Non so se ci stanno ascoltando e guardando, appunto, l'Emanuela e gli altri del Radio Studio A. Studio Radio A di studio. Vabbè, quello che ci odieranno in questo, mi odieranno in questo momento, perché tu, Luca, puoi andare a vedere quello che devi dire, io qua invece, se non so.
senza monitor. No, invece riprendo il discorso. Pier, ti dico solo questa. Io e Gian che giustamente ci relazionavamo con un po' tutti loro. Saius che non parla con nessuno, a priori, per politica. C'era un ragazzo dell'altro stand che aveva un martello in mano che doveva fare dei lavoretti, doveva, so, mettere a posto un tavolino, non ho idea. Saius lo guarda e gli dice, mai visto prima. Testuali parole. Ricordi, Gian, mi vuoi spaccare la faccia? Con questo titolo, ma mai visto prima. E poi, questa è una volta, la seconda volta lo vede... Cioè, mai rivolto parola? Uè, chi è tu? Così, così sì. Sai, se è fatto così, gli piace sentirsi popoloso. Sempre con a mano in da sacca, a sigaretta in bocca. E il sigaro in bocca, ovvio, regolare. Sì, sì. Questa è la sua postura. Perché, con le sue, esatto, con le sue vampate di fumo. Ha fumicato lo stand a fianco, ma tanto ormai... lo stand a fianco, e quello stand alla fine era diventato beige dal bianco che era, per farti capire. Esatto. come il microfono di Saius, che io ti vorrei far vedere, caro Luca, che il microfono di Saius lo vedi questo, è grigio qui e il suo è giallo col fumo. lo so mi ricordo bene. No, ora abbiamo veramente allora, no, prima però... pizza. Poi noi stiamo rubando veramente tempo a Pier, però, secondo Pier, me. Pier, esatto, come al solito nostro. No, Pier, mi rilascio il discorso anche del May, perché Pier l'ha nominato prima, e tra l'altro devo anche rispondere, non ho più risposto. Mi è rimasta in mente, incredibile, la domanda che mi facevi, i quadri di Pier o di Pizza, che prima con Pizza non l'ho detta, e mi metti in imbarazzo, disgraziato, perché dopo una cosa... No, scherzo. No, diciamo che sono due cose diverse, infatti. Molto differenti come... come modo di dipingere, di intendere anche il disegno, l'arte, in quanto... Beh, io ho fatto cose molto diverse, comunque tutte figurative, per cui comunque dove c'è un lavoro di disegno, di costruzione dell'immagine. Per questo mostro ho realizzato una serie di quadri che ho intitolato Mostri Normali, che rappresentano, diciamo, i personaggi storici, tra virgolette, della commedia italiana. Ho rappresentato Paolo Villaggio, Lino Banfi, Renato Pozzetto, insomma, tutta questa serie di personaggi, però tolti dal contesto in cui normalmente sono inseriti, quindi un contesto prettamente comico. Cioè, la fisionomia è riconoscibile, i movimenti anche, con le classiche espressioni e i classici gesti che fanno durante questi film, però li ho inseriti in sfondi, diciamo, horror o comunque molto diversi, nel senso fantasiosi, fantastici, ambienti inventati, paesaggi strani, per cercare di creare un insieme tragicomico della cosa. Poi ho realizzato un mio autoritratto in veste del Marchese del Grillo per sostituirmi per un attimo al grande Alberto Sordi, e comunque questa è la serie dei miei quadri, quindi comunque di stampo figurativo. Pizza invece realizza quadri dove la parte dominante è il colore. Tante volte lui non realizza neanche l'opera con un disegno preparatorio, ma dipinge solamente, e ne escono queste tele colorate che hanno più che altro forme geometriche o comunque spunti che possono ricordare elementi naturali, quindi campi con fiori, eccetera, però tutto molto stilizzato, tutto molto geometrico, per cui diciamo sono due stili completamente differenti. Il suo gioca molto sul colore, sull'impatto visivo. Infatti. Il mio magari comunque sull'impatto visivo, essendo figurativo, però magari c'è una costruzione diversa, un pensiero diverso sotto. E devo dire belli tutti e due i generi, nel senso che, vabbè, io non sono un intenditore, per cui vado anche un po' diciamo così, istinto quello che mi comunicano. Belli tutti e due, perché come diceva Pizza, tu Pierpaolo, si vede che c'è comunque tecnica, c'è uno studio alle spalle, anche i disegni che fai di questi personaggi, è bello anche quelli un po', come ha definito Pizza, no, splatter, però tipo col sangue, con queste cose, tipo splatter, sì, abbiamo fatto una battutaccia così, sono belli alla fine, perché... sì, inserendoli esatto. Nel contesto diverso, ho messo anche queste cose splatter, un diciamo. Po' sì, così, e belli, e comunque anche quelli di Pizza, che sono completamente
molto colorati, in effetti, è vero. Sì. Molto... Prima, infatti, sì. Stavamo scherzando, però è vero quello che dici. Non stavamo scherzando nel dire che lui usa colori appunto anche fluorescenti, nel senso che alcuni inserti di questi quadri, alcuni dettagli sono realizzati con colori che poi al buio si illuminano. Esatto, sì, vengono risaltati dal... Sì. Come quando nel il cielo stellato dei soffici... Sì, sì, esattamente, le classiche stelline, esatto. I pianeti. No, comunque sì. Sì, infatti. E mi collego appunto al discorso che dicevi tu, Pierpaolo, del May, che noi eravamo stati lì, dicevi che bello, anche per gli artisti emergenti e indipendenti soprattutto, infatti. Perché non solo emergenti, là ci sono anche artisti famosi, italiani... Io magari non seguo molto il panorama italiano, seguirei più quello estero, insomma, come rock, hard rock, pop blues e compagnie varie. Però lì, peccato per noi, perché forse l'anno scorso per certi aspetti ce lo potevamo godere di più, perché non avendo uno stand nostro abbiamo potuto girare e abbiamo realizzato comunque delle interviste, una specie di reportage poi montato da Saiuz. E quindi girando potevi vedere varie situazioni, anche se poi alla fin fine purtroppo a una certa ora sul più bello siamo dovuti scappare via per rientrare, okay. Perché avevamo dedicato solamente la giornata di sabato e gran parte degli eventi ci siamo persi, però girando qua e là qualche gruppo l'abbiamo ascoltato, specie i Tao, questi ragazzi che suonano su un pulmino, un furgoncino, no, sono tre dentro là con la batteria, basso, chitarra, loro sono appunto famosi per questa performance, sì, che fanno, hanno le casse sopra, tutto intorno, col microfono dentro, sono seduti sul classico Volkswagen, sai, sì, veramente da figli dei fiori. Senti, Volkswagen, volevo dirti che ti si è fermato il video, ti piace questo come ti entro nel discorso? Sì, no, infatti volevo dire, mi pare di avere, che ho problemi, naturalmente sai, non dice nulla da parecchio, io ho problemi sì, e tanti anche e no, vedi se riesci solo a riavviarlo, che così posteri possono ammirarvi i postumi, non so da quanto si sia bloccato onestamente, per cui dalle 10:05, no scherzo, non lo so da quanto, ma da poco. Penso sia dovuto anche a una sorta di come si può dire, un problema tecnico dovuto al fatto che la webcam, la telecamera, un po' che non la usi. Ma che bella panza che ho io in video, per farlo, veramente è una cosa... Ma è che io peso forma proprio. Va bene, non arriva più il video, non è un problema, ma noi adesso chiudiamo, sulle 23:31, come sempre tirati, andiamo in onda solamente in radio, e dicevamo, caro Pier, il peccato è che quest'anno non abbiamo potuto gustarci le varie situazioni, che erano davvero tante, e come sempre nelle varie piazze, perché avendo uno stand dovevamo seguirlo. Tra l'altro abbiamo avuto, caro Luca, diciamolo pure, una sorta di privilegio, onore, ma soprattutto incombenza, per un favore fatto all'organizzazione del MEI, che ci ha chiesto e mi ha chiesto, quindi siamo proposti, perché chiedevano un presentatore, di presentare in un palchetto, in un palco, di una situazione lì. Ma quindi tu hai presentato MEI. Non solo E quindi sono dovuto andare a fare apertura e qualche passaggio di qualche band e chiusura in questo palco, quindi sai, quei 10 minuti che vai, magari un po' di presentazione, incontri le band e tutto, e alla fine abbiamo purtroppo dovuto togliere spazio a Sites Web Network, a noi, che ovviamente eravamo invece con lo stand e che dovevamo fare delle interviste e seguire queste cose, quindi diciamo che è stato un po' un handicap, una cosa che ci ha dato problemi, e questo soprattutto perché è un peccato non poter fare le interviste che abbiamo fatto in diretta, anche poi registrate, che Saiz manderà in onda col video, delle varie persone, artisti, e anche è stato carino qualche artista che avevamo avuto ospite nella web radio in diretta del lunedì sera, come stasera, che naturalmente non è vicino a noi, magari lontano, che è venuto lì e quindi abbiamo avuto modo di conoscere, quindi bello anche questa cosa della tecnologia. Sì, esatto, che e peccato però di non aver potuto vedere nelle varie situazioni delle varie piazze i gruppi che si esibivano anche quest'anno, perché meritavano davvero tanto. Anche Luca, quelli che avevo presentato io in quello spazio erano davvero interessanti. Tra l'altro, aspetta, ti ricordi, perché ci sono diversi gruppi che hai presentato? Sì, quelli tutti bravi. Col violino, che dicevi che erano bravi. Ragazzi, ah, sì, quelli col violino. Sì, la ragazza era veramente eccezionale. Eccezionale, sì. Col violino facevano un po' di hard rock heavy metal, chiamano così. Sì, oppure progressive, forse. Progressive è più adatto come. E poi tanti altri, insomma, anche i ragazzi che venivano dal Trentino Alto Adige. Ecco, loro avevano vinto un premio tra 120 band. Sì, erano arrivati primi, pazzesco, giovanissimi. Quindi anche loro erano, sì, era un contest che durava tipo 3-4 mesi,
e mm-hmm. tutto il nord, scusami, nord-est, perché poi in realtà andava anche in Austria addirittura, quindi era in diverse aree geografiche del nord, loro si esibivano e erano arrivati i primi tra 120 band, 118, 100, complimenti, giù di lì comunque. Sì, veramente sì. Eccezionale. Sì, sì, veramente bravi, giovani, bravi, e infatti loro pensa, per dirti come cosa avevano vinto, a parte qualche soldino, che non fa mai male, ma poi esatto, il no. May, che era il minimo, il May, perché in realtà poi loro, tipo il mese prossimo, andranno a Londra, si esibiranno in un locale importante di Londra, dove si sono esibiti anche band famose, adesso mi sfuggono i nomi, dire la verità, e insieme a un'altra band italiana che però ovviamente io la memoria ormai è andata, poi sai che dopo le 11 non ragiono più, però comunque si esibiranno solo a Londra e in una bella ambiente, insomma, e ho quindi capito. Ho detto 8 volte insomma e si vede che non ci sto più con la testa, sicuramente un bel contest, quindi sì, al May ci ha dato 20... Dicevo, il May ci ha dato la possibilità di sfruttare gli ultimi minuti per farmi l'ultimo po' di pubblicità. No, anzi, dici anzi, dai, spara le ultime cartucce. No, sì. No, dai, comunque, oltre alla mostra, il prossimo concerto, per cui ritorniamo all'ambito musicale, lo faccio qui in provincia di Treviso, il 18 ottobre, per la precisione a Vallà. Ah, Vallà di Riese Pio X. A Vallà di Riese Pio X, al Diego Armando. Ah, bene, sì. E lo farò insieme a... Enrico Farnedi, che è il trombettista dei Goodfellas, che credo sia una delle più importanti swing band italiane. Infatti sono stati gruppo stabile di supporto al tour teatrale, ai vari tour teatrali di Aldo, Giovanni e Giacomo. Lui è trombettista con i Goodfellas, è stato trombettista in studio per Vinicio Capossella, per Cesare Cremonini e molti altri. Invece dal vivo, da solo, propone un one man show per ukulele e voce, però comunque uno spettacolo da non perdere. E ringraziando Enrico Farnedi, che suonerà con me appunto il 18 ottobre, ringrazio un altro cantautore da Grosseto che si chiama Emanuele Bocci, con cui ho collaborato sul secondo disco per un pezzo, quindi colgo l'occasione per ringraziarli tutti e due. E poi vi ricordo appunto i vari link dove potete trovare la mia musica e i miei quadri, che sono appunto su soundcloud.com/womanpier per la musica, i vari Facebook, Twitter, eccetera, sempre /womanpier, e sempre su Facebook trovate la pagina dedicata ai miei quadri, che è womanpierart. Esatto. Perfetto. Bene, io dico che possiamo chiudere qui, visto che anche il video fatalità ci ha lasciato, e quindi chi ci stava guardando sulla web TV, certo non aveva un grande spettacolo con la mia panza e tutte le varie cose, e dare una buonanotte. Strano, perché di solito, allora, caro Pier, devi sapere che noi ci prefissiamo le 11:30 come orario, quell'ora e mezza, insomma, è giusto per noi. Però non sono mai le 11:30, diventano sempre le... mezzanotte? 11. Ma mezzanotte no, perché mezzanotte sarebbe il limite proprio massimo. Perché questo? E faccio un piccolo spazio marchette per Sayus, perché a mezzanotte poi va in onda una mia rubrica che si intitola The Rock Band History, che è appunto la storia delle rock band. E quindi comunque sia, prima di mezzanotte dobbiamo chiudere. E come al solito, vedi, 23:37, siamo in linea col fatto che a meno un quarto di solito chiudiamo, con qualche quarto d'ora di più. Questo anche perché quando andrà in replica giovedì pomeriggio alle 14:30, poi ci sfora eventualmente quello che va in onda dopo. Perché alle 4, ricordiamo, alle 3 di mattina e alle 4 di pomeriggio, quindi alle 3 e alle 16, va in onda BMT, Band Music Time, che è questa nuova trasmissione fatta sempre da sottoscritto, in cui in lingua inglese e tradotto in italiano vado a parlare con le band della loro musica e ascoltando la loro musica. Sempre band scovate in giro per la rete su jamendo.com sotto licenza Creative Commons, e quindi dalla loro viva voce si ascoltano cosa hanno da dirci, con il sottoscritto che parla con loro in inglese e traduco in italiano, col mio inglese e col mio italiano, quello che riesco a fare. E quindi, come al solito, si rischia di sforare e di mandare. E quindi ecco perché quell'ora e mezza non viene mai rispettata, perché come vedi i saluti finali adesso dureranno un altro 10 minuti. Beh, vabbè, ma va bene così, dai, alla fine ti passano questi momenti. Vola via. Qua. Vola via, veramente. Caro Pier, come già detto, quando vorrai tornare per aggiornarci, per parlarci dei tuoi nuovi progetti,
o anche fare un resoconto di quello che è stato. Che beh, è, ti dico, le porte sono sempre aperte, anche solo su web radio, senza tutto sto ammaradando di web. Spero che entro la primavera prossima di avere il disco nuovo, che non so se sarà sotto SIAE, per cui magari ci potrà passare anche qualche sì, senza problemi, noi saremo contenti. Se hai qualcosa da comunicare, utilizza pure Saius Web Network nella persona di Saius, il grande Saius, che di cuore dà veramente spazio a tutti, quindi infatti, tu mandagli tutto e lui lo pubblicherà facendo sapere i tuoi prossimi eventi o quello che stai facendo. E come dico sempre, caro Luca, anche Pier, il grande one man Pier, Pier Paolo, stavo dicendo Tommaso, non so perché, Pier Paolo mi ragazzo, è annoverato tra gli amici di Saius Web Network. E sono contento di essere. E non solo grazie questa sera. Esatto, in questa 30ª puntata dall'inizio dell'anno solare, quindi dall'inizio di gennaio, di questa seconda stagione, seconda edizione anno che va in onda, perché ricordiamo abbiamo iniziato all'inizio del 2012, adesso siamo quasi alla fine del 2013, abbiamo gli ultimi 2-3 mesi, alla 30ª puntata, grazie Pier, abbiamo avuto questo ospite davvero eccezionale, io dico di un'umiltà e di una grandezza d'uomo. Sapete quelle belle persone che uno ha proprio il gusto e il piacere di incontrare nella vita, dove questo mondo che va sempre male dice beh dai, però ogni tanto qualcuno di bello c'è, beh, che ti dà l'energia di andare avanti. Io ho incontrato voi ragazzi, per cui mi sono pentito. No, siamo alle pari almeno, dai. E dice chi mi ha fatto fa? E quindi è veramente un piacere, di una squisitezza unica, uso questo dopo le grazie. Dopo Saius che ci riudisce con i suoi termini. E quindi vi ricordo appunto la primizia. Vi ricordo anche le altre trasmissioni di Saius Web Network in www.saiuswebnetwork.it. Abbiamo appunto provvisoriamente due compari più uno, che è questa trasmissione che state ascoltando in diretta il lunedì sera in replica i giovedì pomeriggio alle ore 14:30. E poi sempre a disposizione, come sempre, tutte le trasmissioni, tutti i programmi, le rubriche che vanno in onda su Saius nel nostro sito, nel blog www.saiuswebnetwork.net. E non abbiamo ancora mai detto questa sera della nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e i podcast vari delle nostre pagine li trovate lì, delle nostre trasmissioni. Poi con Twitter ci potete seguire, con Twitter con il nome chiocciola Saius tutto attaccato minuscolo, e in YouTube, nel canale di YouTube, nel nostro provvisorio canale di YouTube, dove Saius, il grande Saius, pubblica e carica le cose per voi, e ci trovate facilmente con il nome di Saius Radio tutto attaccato minuscolo. Le caselle di posta elettronica a cui scriverci, presso cui mandarci le vostre email, sono info@saius.com per scrivere al grande capo Saius, e poi gianluca@saius.com per scrivere al sottoscritto, naturalmente inerente per quanto riguarda The Rock Band History. Se avete delle richieste, se volete che il sottoscritto parli della vostra rock band preferita, siamo sempre lì negli anni 70 con le Rock British Band. La prossima rock band che spero presto di prepararvi, perché ormai è da settimane che va questa puntata, chiedo scusa, ma ormai gli impegni tra me e della vita quotidiana, tra teatro e altre cose che faccio, non mi permettono più di registrare nuove puntate. E naturalmente per scrivermi anche se volete che si parli della vostra rock band, se fate parte di una rock band, dedicandovi una fascia oraria ben stabilita. E poi importante, importantissima davvero, l'email di Luca, del grande, insostituibile, preziosissimo Luca, con il diciamo nome Luca, quindi trovate luca@saius.com, tutto facile perché @saius.com, e quindi luca@saius.com per scrivere a Luca, il nostro responsabile organizzativo di tutto Saius Web Network, tutto il network, che in particolare del palinsesto. Esatto, che nelle ultime 2-3 settimane si è data alla macchia, alla ricerca, alla macchia, infatti, stavo pensando alla stessa macchia. Cosa. Abbiamo la stessa testa, con un neurone sì, solo. Però, e funzioniamo, ci hanno detto che funzioniamo, dobbiamo dire che è vero. Incredibile. Non ci credevo, guarda. Dopo quando ho visto, ho detto, cavolo, è vero. Non c'è più religione. No, voglio dire che questa selezione... Incredibile, questa selezione che stiamo mandando avanti qui su Saius Web Network alla ricerca di nuovi potenziali speaker è giunta quasi al termine. Sono ormai 5 le risorse nuove che si vanno ad aggiungere oltre a me, te, Gian e a Saius, che ricordiamolo cura anche i suoi programmi, Saius, dopo tutto quello che fa, e esatto. Luisa, Melissa, Ettore, chi più ne ha più ne metta, e si uniranno appunto questi 5 nuovi baldi giovani e giovincelle, e quindi noi le accogliamo a braccia aperte, giusto Gian? Perché sicuramente avranno qualcosa da dire e da portare di nuovo all'interno del network, e quindi siamo molto 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 contenti.
Eh? Esatto, tu appunto preannunci questa cosa che poi nelle prossime settimane sicuramente, come abbiamo fatto inizio anno per gli altri, sì, esatto, svilupperemo e faremo sapere anche come si evolvono queste cose e li presenteremo come abbiamo fatto anche inizio anno quando è stato per gli altri nuovi. E sono sempre io con i telefoni a farmi riconoscere col bip bip del messaggio, ed è sempre bello dire agli altri spegnete i telefoni, può essere il primo a non farlo. Ricordo le nostre trasmissioni e rubriche, stavo dicendo appunto, oltre provvisoriamente i due compari, la consueta trasmissione in diretta di lunedì sera che ci vedrà anche lunedì prossimo. E adesso Luca, se vuoi anche annunciare chi ci sarà, tu che lo sai perché io non so, che direttore artistico sono, non so manco io, chi avremo lunedì prossimo? Together by Chance, bello, sì. Questa band italiana, quindi sai, non ti preoccupare, non c'è da preoccuparsi, sono italianissimi, e questi giovani che appunto lunedì prossimo saranno nostri ospiti, sempre dalle ore 22 fino alle 23:30 nominali, perché come vedi, Pierco, andiamo sempre fuori, siamo extended time, no? Nei sì, tempi esatto, supplementari. Bellissimo. Ma è normale, dai Luca. È normale per noi che, come dicevamo, infatti, essendo indipendenti o comunque non avendo degli obblighi, sì, commerciali, e non è detto, perché uno potrebbe anche non avere degli obblighi commerciali, però dover rientrare in determinati orari per il palinsesto. Noi invece abbiamo questa mezz'ora, per fortuna, prima di The Rock Band History in pillole, perché questa trasmissione, che è appunto questa rubrica che tengo, dove parla della storia delle rock band, durata di 10 minuti, va in onda ormai in nuovi orari da un paio di mesi. La versione intera va in onda alle 5 del mattino, alle 13 e alle 21, quindi all'una di pomeriggio per pranzo e alle 9 di sera in prima serata, per dar spazio a tutti di ascoltarla. E invece a mezzanotte, alle 6, alle 12 e alle 18, queste quattro volte al giorno, va in pillole, in ristretta. Da un mese e mezzo che la stessa puntata, che non c'è stato modo. Poi ricordiamo i martedì sera, sempre a settimane alterne, e noi andiamo in onda tutte le settimane, ma settimane alterne c'è la Via del Cielo della Terra, sul Feng Shui. Il mercoledì, anche questa come quella del martedì, a settimane alterne vanno in onda Liberi Orizzonti, che sono queste puntate, queste trasmissioni in diretta su autori e artisti, naturalmente intesi come scrittori, e quindi vedete abbiamo un ventaglio d'offerta ampia. E poi prossimamente riempiremo altri spazi con altre cose. BMT, questa mia rubrica, questa trasmissione della durata di un'ora poco più, Band Music Time, because it's time to talk about the band and the music of the band with the bands that make their own music, as I always say. For all the people coming over the Europe and over Italy, we want to thank you very much for coming out tonight. You are listening to Saius Web Network in www.saiuswebnetwork.it, and I'm waiting for you in Italian. Thank you so much. Un saluto naturalmente a tutti gli amici che ci ascoltano dall'altra parte dell'oceano, e ci domandiamo come mai, vero Luca? Sempre e perché, non si sa mai. Collega di Canale 9. Ecco, è partito. Dico una cosa, Saius, è fantastico tutto ciò. Caro Luca, io direi che ho parlato anche troppo, sono le 11:46. Ti dico solo che Saius mi sta minacciando, mi ha scritto in privato, chiudete, sono le 23:46, quindi se mi dice così... Punto. Esatto, e abbiamo ricordato comunque un po' di cose. Se, esatto, se posso dire una cosa, Gian, prima di chiudere, sì, volevo salutare, sì, un caloroso saluto e ringraziamento a Marco Bu. E abbiamo Marco veramente, perdonaci Marco, amico, questa sera. Sì. Perdonaci Marco, questa sera siamo stati, eravamo in tanti e tutti, bravo, logorroici, tranne me, sì, e Saius. Quindi veramente si sono passati la palla tra di loro, anzi se la prendevano questa palla. E quindi... ci dispiace se abbiamo considerato poco la chat, non sarà così la settimana prossima, spero, non lo so. E poi scusami quindi... Luca, è bello Marco Bu, da Marco Fa a Marco Bu, è fantastico, infatti è eccezionale, eccezionale Marco, geniale, ma... Mi scuso con Marco perché dovevo richiamarlo, mi aveva scritto, doveva dirmi un'idea che ha avuto, però questi giorni... Se la sarà dimenticata a questo punto. Sì. No, mi avrà stramaledetto, no scherzo, non è così, no, lui è una bella persona anche lui. Per cui tra i vari impegni di teatro, letture e quant'altro, purtroppo... Ah, mi devo stampare le cose per domani. Che devo leggere. Okay. Volevo salutare anche Walter Mazzeo che non ci sta ascoltando, ma magari riascolterà il podcast perché ci ha fatto compagnia all'inizio della trasmissione e ci ha anche scritto. E un grande saluto a Pizza che ha fatto questa incursione, no, durante questa diretta, ci ha fatto anche questo molto piacere, perché comunque è sempre una personalità interessante, diciamo così, e spumeggiante. Che a quest'ora starà già dormendo da un pezzo, sì, sicuramente domattina è all'ottavo sonno, secondo me. E poi ovviamente One Man Pierre,
Il nome è una garanzia, a quanto pare. Sì. Un artista poliedrico, versatile, usate tutti gli aggettivi che volete. Io sinceramente non ho ancora avuto modo di vedere le tue opere, ma sicuramente lo farò perché mi avete molto molto incuriosito. Le canzoni però le ho ascoltate qualcuna, quindi almeno da quel punto di vista posso dirti la mia e mi piacciono. Grazie, che cosa ti posso dire? Ti ringrazio molto per essere stato qui presente con noi e a maggior ragione un ringraziamento doppio perché sei stato presente con noi a fianco a Gianluca, quindi questo è veramente un bonus da spendere nei migliori supermercati, no? E quindi no, grazie. Ironia a parte, veramente ci fa l'idea del network, l'idea di Saius, ma in realtà non è nostra. L'idea di Saius è proprio quello di dare voce e spazio a tutti, a maggior ragione chi, come nel tuo caso, veramente se lo merita. Quindi un plauso. E io vi do la buonanotte e vi lascio la parola. Grazie a voi, ragazzi. Grazie mille per avermi donato questo spazio per poter far conoscere la mia musica, la mia arte e per poter pubblicizzare appunto la mostra con pizza. Grazie. Grazie a te. Intanto si è sentito una abbaiata di cane da casa Saiuz. No, dicevo, volevo allacciarmi anche a un discorso e poi veramente chiudiamo, che diceva ancora un'ora fa Pier... il fatto che ringraziandoci, questo lo apprezzo molto, tipo noi o quanti come noi danno questo spazio a tutti, tra l'altro in maniera gratuita, quindi anche noi ci rimettiamo del nostro, e danno spazio alle band e agli artisti locali, ecco, me lo sono dimenticato questo, mannaggia, porca miseria, lo sapevo, perché ho aperto due parentesi in testa mia che non ci stava manco mezzo pensiero, no, che dice appunto che è importante quello che facciamo e lì mi sono perso, perché ringraziandoci in questo ho detto però ecco basta, lo scoprirete nella prossima puntata con Pier, esattamente, mi ricordo, lo registrerei a parte e lo inserirei nel podcast, benissimo, esatto. Allora molto bene, no, aiuto, e ciao, è tetro. Se mi sentite, tetra, mi sentite, sono in onda. Volevo salutare Pier. Ciao Pier, grazie di essere venuto e di essere stato con noi. Insomma, grazie mille, davvero, grazie a te. A un funerale siamo, cari fratelli. Saluto. Grazie ancora, Saiuz. Di niente, grazie a te, anzi. Bene, allora finiamo con un brano. Cosa ne dito? Dito bene? Questa era voluta, dai, non vale. Sì, vabbè, gli diamo un bacio a Saiuz. Perfetto. Beh. Allora io finirei con io dico basta di Dope. Vabbè, dici basta e noi stiamo zitti. Il titolo del brano. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte Pier, buonanotte a tutti gli ascoltatori. Ciao. Buonanotte a tutti. Ciao Faenza. Esatto, ciao Faenza. Avete ascoltato la 30ª puntata di Provvisoriamente i due compari di lunedì 7 ottobre 2013 con One Man Pier, ospite della serata il Grande Pizza in www.sideswebnetwork.it. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao. A lunedì prossimo. Ciao. Dico basta ai buonismi ben pensanti, dico basta, sottolineando con fermezza il mio rigurgito riguardo alla borghese approvazione della massa disonesta, ancora basta, non intendo sopportare la tua vista e mostrarmi compiacente a gente che di natura invece mi disgusta dentro.